Allora, io la vedo che intanto ho seguito con grande attenzione mezz'ora di dibattito nel quale ho appreso che chiunque inscenne una protesta che viola delle regole che ritiene ingiuste è considerato un comico, un idiota o qualcuno che non conosce i rischi che corre e che non si assume le proprie Corretto, responsabilità. corretto. Quindi vuol dire che gli italiani sono ridotti a essere trattati come dei No, bambini non gli incapaci italiani, e incoscienti. non gli Poi italiani, ho sentito gli non gli italiani che non italiani, sono non gli d'accordo. italiani. David, guarda Questo che io parla con Maria l'italiano è Giovanni. difficile fregarmi, con Non i gli tuoi italiani. numeretti da viperetta è difficile No, fregarmi a non gli me. italiani. Allora, poi ho sentito Una anche, sì, minoranza vabbè, assoluta. parla, No, tanto non tesoro, una fai minoranza altro. Allora, assoluta. una minoranza mano a me, assoluta, una hai volta. Facciamo dimenticato questa regola, infima, una alla hai volta. dimenticato di dire infima, hai dimenticato Ma di no, gli dire infima, aggettivi li uso Parenzo, io, come dici cara. Gli sempre. Allora, aggettivi li uso io, non detto preoccuparti. questo, C'è del mi usi tu, tenero tra certo. Maria Giovanna e David, Rita, ma poi io voglio farei dire, finire se poi riesco l'intervento a a Maria parlare 2 minuti, Giovanna. se c'è una frase idiota, è quella di dire io non l'ho interrotta, lei non mi interrompa, non vorrei che Parenzo mi facesse cadere in No, ma la questo dico io abisso la oggi. frase Allora, idiota, facciamo quello parlare che Maria voglio Giovanna. dire è che... Ma grazie, grazie. Allora, poi ho sentito un medico che sosteneva che se ci sono cancellazioni... Natale rovinato sulle nevi, cene aziendali disdette, cioè la realtà che sta venendo fuori, a lui, siccome è un medico, non gliene importa niente. Però subito dopo gli ho sentito dire che no, non bisogna far parlare i giornalisti venduti, cos'erano? Venduti, attenzione a parlare di soldi su questi argomenti, venduti Era che prezzolati l'aggettivo, inducono non a venduti, per false essere idee. precisi. Quindi prezzolati, quindi ancora peggio. Perciò, ci avviamo al dibattito, non dico tu, ma ci avviamo genericamente a un dibattito nel quale, invece di parlare del vaccino ai bambini, sul quale moltissimi scienziati di tutto il mondo non sono convinti, invece di parlare di quell'elefante nella cristalleria che sono gli effetti collaterali avversi, invece di parlare del fatto che i contagiati sono stati muniti di un Green Pass per 12 mesi, ora 9, non so da quando, credo, e invece ora si dice che dopo qualche mese è necessario fare una terza dose. Invece di parlare delle cure domiciliari, ancora una volta totalmente snobbate a partire dagli Però anticorpi nella prima monoclonali, parte si con parla del Ricciardi sono fatto che i temi che abbiamo giornalisti. toccato comunque, ti assicuro. Abbiamo avuto la prima Sì, parte con Ricciardi ho Studio capito, ma e siccome è vaccino, sì Mirta, ma siccome il risultato è vaccino, quello che la professoressa Gismondo chiama l'errore del Dio vaccino. Quello che Francesco Vaia chiama quello che ha impedito, il fideismo che ci ha impedito di far fare alle case farmaceutiche ricerche appropriate perché tanto ce li siamo comprati tutti. Insomma, il dibattito rischia di finire, rischia, sto dicendo, non dico che sarai tu a condurlo verso questo, ma rischia di finire per via di alcuni esagitati talebani verso il fatto che i giornalisti come me devono essere messi a tacere. No. Devo constatare questo, mentre non so se avrei approvato l'iniziativa dei fratelli Castagna, ma la ritengo del tutto legittima, poi hanno chiuso, quindi se la sono pianta loro, mi pare, no? Dall'altra parte, l'entusiasmo di Sorbillo mi lascia un po' perplessa, sarà perché tanto lui ha la fila e quindi se ne infischia visto il successo che ha, ma per altri non sarà C'è la così. fila perché la gente lì si sente al sicuro, cara Maria Giovanna. C'è la fila perché è una persona che rispetta le regole, è molto semplice. Chi va in quel ristorante sa che è una persona che trova una... È così. Allora, io non voglio dire, contro gli idioti non ho nulla, perché in questo paese c'è il diritto ad essere un idiota e devi essere curato anche se sei un idiota. Dopodiché, tra il mago do Nascimento e Vanna Marchi che vendevano il sale e il diritto a una informazione precisa che ti dice che se tu hai fatto il vaccino sei meno contagiabile. E non finisci in terapia intensiva, ecco bene, tra il sale di Vanna Marchi e il fatto che il vaccino ti salva la vita, è lo spread che c'è tra la buona informazione e la cattiva informazione. È tutto qua, non c'è nessun comunismo, nessun Le terapie fondamentalismo. sono sale Tutto di Vanna qua. Puoi Marchi? Le continuare a difendere Don Nascimento, terapie hai non il sono il diritto di sale. difendere il mago Don Nascimento, io Le difendo terapie Bassetti alla scienza. domiciliari, le opinioni dei professori che ho citato non hanno niente a che vedere con Vanna Marchi e il mago Don Nascimento, questo è un paragone No, ma non ho inappropriato e parlato di improprio. quelli in particolare, ho parlato delle Ma tesi no, di chi sostiene scusatemi, che è tutta la roba così, devo la far entrare un nuovo pandemia. elemento perché dove